Canto di Polina Nichina, mezzosoprano vincitrice delle Rossini International Award 2023, accompagnato dal pianoforte di Mari Batilashvili. Il tutto attorniato dalle immagini della mostra fotografica Orizzonti, il dono del cuore. Primo concerto e prima esposizione all'interno della Galleria Rossini, nuovo spazio culturale della città di Pesaro, che eredita e amplia in via Rossini quella che era la funzione della piccola galleria comunale di via Branca. Un nuovo spazio che arricchisce il percorso di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 e rafforza la geografia urbana e culturale attorno a Casa Rossini. L'abbiamo chiamata Galleria Rossini non tanto per mancanza di fantasia, ma quanto perché proprio è adiacente a Casa Rossini e ne avrà anche gli stessi orari e la stessa gestione. È un'opportunità espositiva in più per la città, oltre al Salone di Palazzo Gradari, oltre alla Sala Laurana che sta ospitando mostre, verrà anche questa presto riqualificata per farlo ancora meglio, però una vetrina così importante su via Rossini, un luogo anche più di passaggio dei cittadini ma come dei turisti, è un'opportunità in più che si offre agli artisti del territorio per esporre le proprie opere, in particolar modo quadri, pittura, perché poi rimarrà anche lo spazio bianco di via Zongo, ulteriore galleria espositiva per la fotografia, in particolar modo per la fotografia del territorio. È chiaro che la vicinanza con Casa Rossini non poteva non ispirare anche un connubio musicale, sentiamo anche non solo oggi per l'inaugurazione, ma in realtà vivrà spesso anche di concerti, non solo e non tanto nella sala principale della galleria, quanto nella L che collegherà abbracciando via Rossini alla vicina via Gavardini, di questi giorni per capirci ospitata la Gavardiana, per una galleria passante che permetterà di entrare via Rossini, uscire via Gavardini e anche incontrare dei piccoli concerti nel locale, appunto la sala Osmilde Gabucci, che ci è stata donata dalla famiglia Gabucci Pardini e che ospiterà mostre legate a Rossini e alla musica, ma anche momenti musicali e momenti anche di incontro della città. Crediamo che sia giusto inaugurarlo in questi giorni, che è il momento di massima attenzione musicale e artistica legata al ROF, ma che sarà anche molto amato nei 12 mesi dai cittadini pesaresi, dagli artisti e anche dai turisti, in particolar modo poi in vista anche della Capitale Italiana 2024. Tanti i pesaresi presenti al taglio del nastro che hanno apprezzato il nuovo luogo e applaudito la prima mostra. Abbiamo una mostra dedicata al cuore, al cuore a specchio che Vittorio Olivi ha dedicato al premio Rossini International, il premio del concorso Città di Pesaro, e i riflessi di questo cuore raccontano gli scorci più belli della nostra città. Il desiderio è proprio quello di rendere partecipi tutti i cittadini di questo concorso musicale, ma che oggi diventa anche un concorso fotografico, perché l'idea è di raccontare la bellezza della città. Questo evento si collega al Fuori Festival, che è una rassegna concertistica dedicata ai giovani, ma anche a valorizzare i talenti dei giovani, quindi anche quelli pittorici. Infatti avremo con noi anche un pittore, Riccardo Venturi, che animerà alcuni cortili della città di Pesaro, del centro storico, tutti legati e vicini quindi a questo luogo che è Casa Rossini.